studiare tutti il tessuto urbano di tutta la Val Tiberina dal punto di vista della vulnerabilità sismica, quindi di una mappatura che è quella di che permetterà poi all'amministrazione di poter avere degli studi a disposizione per poi entrare nel dettaglio per la valutazione dei singoli edifici. Questo è l'obiettivo dell'associazione Centro Studi LabSI, il laboratorio sismico della Val Tiberina Toscana, nato nel 2015. Si tratta di un laboratorio permanente che ha preso vita dalla sinergia tra mondo universitario, società civile, professionisti ed amministrazioni locali. Lo scopo dell'associazione è da un lato la divulgazione delle conoscenze tecnico-scientifiche e metodologiche riguardanti le costruzioni in zone sismiche e dall'altro la promozione di studi sul tema. Questo esperimento può essere veramente un progetto guida importante a livello nazionale, uno schema da seguire, un riferimento da seguire proprio perché è calato sul territorio. Non si sta parlando di cose astratte, di studio su dei manuali, si sta parlando proprio di suonare campanello per campanello e visitare edificio per edificio il nostro tessuto edilizio. Prevenzione sismica è dunque l'imperativo portato avanti dall'associazione, un tema più che mai attuale in questi giorni, ma da sviluppare soprattutto al di fuori dell'emergenza sismica. L'edilizia pubblica nella nostra zona, la Toscana grazie a Dio su questo è avanti, perché negli ultimi anni ha già attivato un intenso programma di verifica sugli edifici pubblici e strategici. Il discorso importante è riuscire ad attivare veramente un livello di conoscenza anche sull'edilizia privata. Quindi una nuova visione di prevenzione deve investire la pianificazione, ma deve anche aiutare il cittadino a sostenere certi tipi di interventi. Questo lo possiamo fare a livello nazionale, ma anche a livello locale, prevedendo negli strumenti delle forme di incentivo, in modo che il cittadino, quando pensa a un intervento, in primo caso si trova già le linee guida su come intervenire, in secondo caso ha delle agevolazioni tali per dare preferenza a un certo tipo di interventi piuttosto che ad altri.